Oggi all'interno dell'ESIEA parte il primo corso per operatori di macchine complesse. Di cosa si tratta? Intanto si tratta di uno sforzo organizzativo che le parti sociali, l'ANCE, sezione edili e le organizzazioni sindacali di categoria stanno facendo proprio in applicazione a quello che prevede la legge e il contratto collettivo nazionale di lavoro degli edili. Sono corsi a servizio delle imprese che operano nel settore dell'edilizia, nel settore delle costruzioni e che utilizzano delle macchine per la realizzazione di opere edili. Oggi questo corso è rivolto a tutti coloro i quali lavorano utilizzando perforatori di piccolo e grande diametro, così chiamato, la cui scadenza del patentino era prevista per il 7 di giugno prossimo. Pertanto entro quella data devono essere realizzate le attività di aggiornamento e di abilitazione. Solo a seguito di questo corso i lavoratori, i partecipanti ricevono l'attestato di abilitazione ed è un corso previsto, le cui modalità sono teorico per le attività che stanno facendo adesso in aula e pratico per quelle che faranno in cantiere utilizzando proprio in applicazione le macchine complesse che sono le perforatrici di piccolo e grande diametro. Per essere più precisi, i partecipanti a questi corsi devono essere in possesso intanto della maggiore età, devono avere l'idoneità medica abilitante all'uso di queste macchine, avere frequentato già un corso di formazione ai sensi del decreto legislativo 81 articolo 37 e soprattutto, quindi questo è importante, avere maturato almeno 3 anni di attività nella lavorazione in piccolo e grande diametro. Quindi come vedete anche l'informazione è importante perché moltissime imprese edili non sanno di avere questo obbligo pur utilizzando lavoratori questo tipo di lavoratori per questo tipo di attività. Quindi rivolgersi all'ente paritetico, scuole edile, comitato di prevenzione infortuni per la provincia di Agrigento è un modo intelligente di risolvere problemi riguardanti la prevenzione e la sicurezza. A questo progetto ci dà una mano importante sia l'INAIL di Agrigento che l'ASP di Agrigento, lo SPRESAL, soprattutto il settore di prevenzione e medicina del lavoro.